Quale protezione solare utilizzare a seconda delle caratteristiche della tua pelle e delle tue esigenze personali al mare e in città? Io sono Chiara di capellissimo.com e in questo video vedremo insieme quale protezione solare scegliere e quando usare la crema sul viso, corpo e gambe. Il fattore protettivo di una crema solare è indicato con la sigla SPF, che sta per Sun Protection Factor. Il numero indicato ci dice quanto tempo si può rimanere al sole senza scottarsi, usando la protezione rispetto a non usarla. Per esempio, una crema solare SPF 30 ci protegge 30 volte di più rispetto a un'esposizione senza protezione. Quindi, se la tua pelle diventa rossa dopo 10 minuti al sole, utilizzando una protezione 30 impiegherà 300 minuti a scottarsi. Per questo motivo, anche utilizzando una crema ad alto fattore protettivo, bisogna riapplicarla più volte, si consiglia ogni 2-3 ore, anche se il prodotto viene indicato come resistente all'acqua. Il fattore protettivo viene calcolato mediante test in laboratorio, per questo motivo si sconsiglia fortemente di utilizzare una protezione solare fai da te. Inoltre, i filtri solari hanno composizione chimica o meccanica, che una crema solare fatta in casa non può contenere. La scelta della protezione solare dipende principalmente dal tipo di pelle. Quelle chiare, bianche e sensibili devono utilizzare un alto fattore protettivo, sempre superiore a 30, seppur la 50 è più adatta. Le pelli più scure, che si abbronzano facilmente i primi giorni al sole, devono usare un fattore 30, finché la pelle non si sarà abituata ai raggi solari. In seguito si può abbassare il fattore protettivo e utilizzare anche superabbronzanti. Chi pratica sport all'aperto, sia questa la partita di beach volley in spiaggia oppure un'attività agonistica, dovrebbe utilizzare sempre una protezione solare SPF 30, meglio se resistente all'acqua. Anche in questo caso si suggerisce di applicarla più volte. Che ne pensi di ottenere uno sconto per il tuo primo acquisto? Ottenerlo è facilissimo, ti basterà iscriverti alla lista VIP di capellissimo.com. Per farlo inserisci la tua email nell'apposito box e in breve tempo riceverai lo sconto nella tua casella di posta e in seguito le offerte per i nostri migliori clienti. Iscriviti subito alla lista VIP di capellissimo.com. Troverai tutti i link giù in descrizione di questo video. Sul viso la protezione solare va sempre messa, questa deve essere SPF 30 o superiore. In faccia la pelle è più delicata, è costantemente esposta al sole. Per questo motivo la crema deve avere un fattore protettivo elevato. Inoltre si consiglia di utilizzare cappellini e occhiali da sole se si sta all'aperto per un lungo periodo, sia per lavoro, sport o ozio. Quando si è al sole, la protezione solare va sempre messa, non solamente al mare ma anche in città. Il viso in particolare è sempre esposto ai raggi UV, anche se non siamo in spiaggia. La crema va sempre utilizzata anche quando stiamo in montagna, sia in estate che in inverno. Questo perché i raggi solari sono particolarmente intensi e la neve li riflette ulteriormente post. In molti pensano che con una protezione 50 o comunque con un fattore protettivo alto non ci si abbronzi, ma non è assolutamente vero. I raggi riescono a raggiungere la pelle e stimolare la produzione di melanina, la principale responsabile della tintarella. Con una crema SPF 50, come anche con una protezione 30, ci si abbronza. L'intensità del colorito dipende dalla pelle. Quelle molto chiare hanno difficoltà a ottenere una tintarella intensa. Per ottenere una bella abbronzatura, la protezione solare è fondamentale e non costituisce un impedimento. Una pelle arrossata o anche con microscottature ha difficoltà a assorbire nuovamente raggi solari, fin tanto che l'irritazione non sarà passata. Inoltre spesso si producono le spellature, un altro fattore che limita la tintarella. Oltre a queste problematiche estetiche, si verificano danni anche importanti e permanenti. Una pelle esposta al sole senza un'adeguata protezione sviluppa macchie e anche la formazione di rughe. In casi più gravi, i danni possono essere maggiori per la salute. Quando ti esponi al sole, utilizza sempre una protezione solare. Il fattore protettivo è un indicatore fondamentale nella scelta della crema solare. Scegli un prodotto che protegga dai raggi UVA e UVB. I primi provocano le scottature, i secondi favoriscono l'invecchiamento della pelle. Queste creme si chiamano protezioni solari ad ampio spettro. I filtri utilizzati possono essere sia chimici che meccanici. Questi non provocano danni alla pelle. Ciò che devi controllare invece è che il prodotto non contenga alcol o suoi derivati. Questo componente asciuga velocemente, finendo per disidratare la pelle.
Scegli invece creme ricche di ingredienti naturali idratanti, come aloe vera, dicerina o ori naturali. Questi manterranno la pelle elastica e morbida. Le creme solari peggiori sono quelle che contengono alcol. Questo componente disidrata la pelle, rendendola secca e rovinandola nel tempo. Molti prodotti da supermercato ed economici, per mantenere più bassi prezzi, utilizzano componenti chimici e ingredienti di scarsa qualità. Il solo prezzo non è un indicatore affidabile, ma protezioni solari troppo economiche difficilmente saranno di qualità. Ti suggerisco di scegliere sempre dei prodotti professionali, ricchi di ingredienti naturali e con forte capacità idratante, come per esempio il latte solare. Questo prodotto è particolarmente adatto alle peli delicate, in quanto ha un'azione idratante intensa e rigenerativa, spesso composto da una grande quantità di ingredienti di origine biologica. Se vuoi sapere di più sul latte solare, clicca in alto oppure troverai il link in descrizione di questo video. Io personalmente, come protezione solare, utilizzo il latte abbronzante protettivo di Fondo Natura. Ha un fattore SPF 40, questo lo rende perfetto per le pelli più chiare e benefico anche per quelle che difficilmente si scottano. La sua formula leggera si assorbe velocemente senza lasciare unto. Ricco di ingredienti naturali, contribuisce a prevenire l'invecchiamento precoce, evitando la formazione di macchie sulla pelle. Non contiene profumi aggiunti, seppur lascia un gradevole odore, grazie ai suoi ingredienti di origine biologica. Lo applico prima di uscire di casa, sia sul corpo che sul viso. Consente di stimolare un'abbronzatura senza rischi. Come tutti i prodotti di Fondo Natura, è estremamente delicato sulla pelle, che rimane morbida a lungo. Fa parte della linea Solaire, composta anche da abbronzanti, creme e protezioni solari per capelli. Se clicchi in alto puoi vedere il mio video recensione. Nella descrizione ti lascio tutte le indicazioni per trovare maggiori informazioni. In questo video abbiamo esaminato il fattore protettivo e quale scegliere in base alle proprie necessità. Ti ho suggerito i fattori da considerare nella scelta del prodotto e quali creme invece evitare. Se hai trovato utile questo contenuto, metti un mi piace e iscriviti al canale. Ti aspetto nei prossimi contenuti video di capellissimo.com.